Ciao, eccoci di nuovo qui. Sarà che forse non ne bevono molto, ma ho notato che gli italiani hanno spesso molti dubbi quando devono scrivere la parola tè. Si scrive tè senza accento o tè con l'accento o forse con l'apostrofo? Ah, o forse si mette un H in mezzo. O addirittura entrambi, l'accento e l'H. Oppure si scrive così. Ok, basta, non voglio confondervi ulteriormente. Procediamo per esclusione. Innanzitutto possiamo dimenticarci completamente della grafia con l'apostrofo e con l'H. Sono entrambe completamente sbagliate e non hanno alcun senso. Invece fate attenzione alla grafia con H e accento acuto. Infatti questa non esiste in italiano, quindi possiamo escluderla dalla nostra lista, ma nonostante non esista in italiano, è corretta nella lingua francese. Detto questo, possiamo anche escludere quest'altra grafia, ma fate attenzione anche qui perché questa invece è quella corretta nella lingua inglese. T. Ma a noi interessa la parola italiana, non è vero? Dunque, ci restano soltanto due contendenti, te o te. Quale sarà il vincitore? La risposta corretta è te con accento. E già, attualmente questa è la grafia corretta e in uso con cui in italiano si indica la bevanda tanto amata dagli inglesi. Dunque, d'ora in poi non dovete più sbagliare. Però, ora mi sta sorgendo un dubbio. Come si scrive invece la parola bo? Con l'H? Alla fine o al centro? Con l'apostrofo? Con l'accento? Se vi interessa, ho fatto un altro video dedicato proprio alla grafia di questa parolina tanto amata dagli italiani. Non perdetevelo! Ah, e se vi va, scrivetemi anche nei commenti se preferite il tè, tanto amato dagli inglesi, o il caffè, tanto caro invece agli italiani. Vediamo chi vince, Inghilterra o Italia? Adoro le sfide. Noi ci rivediamo prestissimo. Ciao!